Buonasera. Nuovi controlli della Polizia Municipale sui mezzi pesanti. Controllati 12 autocarri e comminati 21 verbali, la maggior parte di essi dovuti ad infrazioni sull'articolo che regola l'efficienza dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Tanta l'attesa per l'evento Disco Remember, che domani sera porterà sul palco di Piazza Garibaldi i più famosi DJ del territorio degli anni 70, 80, 90 e 2000. Ecco la loro presentazione e dove operavano in quegli anni. Dove ti esibivi e il periodo? Allora, abbiamo cominciato l'Otto Club 84-85, poi siamo passati al Signor Rossi, poi siamo passati al Picchio, poi siamo passati al Goya, sono andato alla Salvarola, al Valentine, e abbiamo fatto anche i locali a Reggio, il Marabù, siamo passati allo Snoopy, ho fatto un po', tante. È chiaro che la voglia c'è, la passione c'è, perché poi alla fine non è mai morta. Speriamo piuttosto di ricordarsi ancora come si fa, perché quella lì, sai, è passato veramente troppo tempo, perché io sto parlando del 75, cioè io ho cominciato con Radio Sassuolo, ho fatto 4 anni con Radio Sassuolo, poi altri 2 con Linea Radio, in tutto questo intervallato da discoteche. Ho cominciato con il Patio di Rubiera, poi dopo sono andato al Popsi a Rovigo e poi dopo al Signor Rossi, inaugurato il Signor Rossi a Sassuolo, e poi insomma adesso non me le ricordo perché il tempo è passato. C'è sicuramente un ricordo che vi accomuna e che ha fatto sì che voi rispondeste sì a tutto quello che vi ha chiesto Adriano. Sì, il fatto di fare qualcosa per beneficenza con questa onlus di mondo coi miei occhi ha fatto sì che tutti noi ci siamo attivati per fare questa cosa. Negli anni 90 ho lavorato nel privé del Goya con mio fratello e con Luca a fare i PR, che è stata una cosa molto divertente e che mi ricordo ancora con molto piacere questa cosa. C'è anche un tocco femminile, per fortuna. Sì, sono molto orgogliosa di essere l'unica donna, insomma, a rappresentare i DJ della zona di Sassuolo, e proprio questa serata, che è molto importante soprattutto perché è una serata di beneficenza per aiutare dei bimbi con dei problemi e un po' anche per radunare un po' tutta la gente che ha vissuto le discoteche all'epoca, insomma, d'oro della disco. Ma se ti chiedo un ricordo veramente straordinario di quei tempi, cosa ti viene in mente? Il mio ricordo più importante è stato il Picchio Rosso, perché è stato quello che mi ha tenuto a battesimo, e poi tra l'altro l'anno scorso il cavalier Mario Boni mi ha dato questo Picchio Rosso d'oro come riconoscimento per essere stata l'unica donna in console di quegli anni, e quindi ne vado molto orgogliosa. Fin da piccoli io e mio fratello avevamo questa passione, ho iniziato io seguendo un amico, così ridendo e scherzando, poi a fine anni 80 ho cominciato al Picchio Rosso, la domenica pomeriggio, e seguendo le altre discoteche come Coxo, Goya, qui a Sassuolo, la Salvarola Terme, con l'ST, Dynamite, poi l'area e per finire Robin Hood. Giovedì sera su che cosa ti butterai? Ma diciamo il mio periodo migliore sono stati fino agli anni 90, 2000, ecco, farò una scaletta, diciamo, primi anni 2000, questo bel ricordo, allora voglio riproporre quei dischi di quegli anni. Diciamo che questa serata qua è soprattutto in beneficenza e secondo me è una bella iniziativa. Beh, il tuo passato spieghiamolo un po', perché vi conoscono in tanti, però c'è qualcuno che ha meno decine di anni, e allora diciamoglielo. Ma diciamo che, riassumendo un po' tutto quanto, io sono nato a livello artistico alla fine degli anni 80, e come tutti quanti, quasi tutti quanti, ho lavorato nei locali più prestigiosi qua della zona, tra quali il Picchio Rosso, Piccadilly, Coxo comunque, e Robin Hood. Facciamo questo intervento giovedì, questa bellissima festa Remember, la facciamo per beneficenza e quindi siamo qua per organizzare un po' tutto. Siamo molto contenti di partecipare, di fare un evento unico proprio nella nostra piazza, la piazza della nostra città.
diciamo anche da dove sei partito. La mia passione per la musica mi ha sempre accompagnato e all'età di 15-16 anni stavo sotto la finestra dei fratelli Rolli Manfredini e Moreno, che preparavano appunto la loro scaletta per l'Otto Club. Dopodiché alla domenica pomeriggio fui chiamato all'Otto Club e dopo insieme a Pippo Ansaloni creammo le domeniche pomeriggio famosi degli anni 80, partendo da Robin Hood e poi Goya e poi Picchio Rosso. Abbiamo fatto un pochino tutti i locali della provincia di Modena. Ma è una passione che è rimasta. Noi abbiamo aderito a questa manifestazione in piazza intanto per divertirci e ricordare i bei tempi passati di Sassuolo, e in più questa manifestazione ha uno scopo benefico della quale siamo orgogliosi, del quale siamo orgogliosi, che è aiutare l'associazione Il Mondo con i miei occhi. Noi ci aspettiamo un grande afflusso. È la storia nostra, la storia di Sassuolo, dei bei tempi andati. Io ho iniziato a fare disc jockey alla fine degli anni 70 e l'ho fatto fino al 1984, quando c'era una Sassuolo diversa, con voglia di divertirci, e cerchiamo di ricordare questi momenti con grande piacere, coinvolgendo tutta la cittadinanza a fare una serata come Sassuolo e la piazza di Sassuolo merita. Iniziai la mia carriera, tra l'altro di nascosto mio papà, perché allora la professione era un po' una professione non ben vista, all'Otto Club. Poi abbiamo girato al China Club di Modena, al Piccadilly Strix, all'Angelo Reale che era al Poggio 70, e quindi abbiamo fatto 4, 5, 6 anni veramente di grande divertimento con gente con voglia di vivere. Si facevano 5 servizi alla settimana, giovedì, venerdì sera, sabato sera, domenica pomeriggio e domenica sera. E ora passiamo allo sport. Crisi al termine tra Reggiana e Sassuolo Calcio. Il club di Squinzi ha infatti deciso di scontare ai Granata l'affitto dello stadio, ora pari a 280.000 euro annuali. Nessuna azione legale, inoltre, per il pagamento di 600.000 euro arretrati. Per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto. Grazie per essere stati con noi e arrivederci a domani.